sono venuti solo per voi, per fare la cortesia al sindaco e farvi felice, e l'hanno fatto senza alcun compenso. Quindi grazie di cuore, lo dobbiamo dire. E diciamo forza Regina. Allora, vi facciamo dire qualcosa? Chi è il giocatore? Chi è il giocatore? Franceschini. Allora, glielo facciamo presentare a Domenico Altomonte, che è stato il nostro video, Domenico, che è stato il nostro gancio, lo ringraziamo per questo. Speriamo che nelle prossime occasioni riusciamo a fare qualcosina di più, non per diminuire Franceschini, lo ringraziamo di cuore per quello che ha fatto, ringraziamo Domenico Altomonte e Martino Tonino Martino. Sì, buongiorno a tutti. Grazie. Ho accolto in maniera favorevole l'invito di Cadenza, del sindaco come lui, per far vedere qui stamattina il meglio che poteva esserci nella nostra provincia a livello di calcio. Sono due rappresentanti della Regina dei tempi storici della Serie A, Torino Martino addirittura è l'autore del gol a Torino quando in Serie B la Regina con il Torino riuscì ad approdare per la prima volta al centrale lo storico momento della promozione in Serie A. Franceschini, della Regina, è stato anche il capitano per tanti anni, ha disputato quasi tutti i tornei di Serie A, credo, con la squadra Amaranto. Quanti ne fanno? Cinque anni, ha avuto esperienza anche all'estero e, come diceva il sindaco prima, hanno accolto anche loro con entusiasmo. Io, Franceschini, attualmente allena la Palmese in Serie D, si stanno comportando anche in maniera abbastanza egregia. Allora, io non voglio cedere il microfono, per una cosa che sono vi facciamo entrambi una domanda. Mentre per partito forse il gol più bello, il gol che ricorda con più, diciamo, emozione è quello sicuramente col Torino. Invece per Franceschini, innanzitutto buongiorno a tutti. Ciao. Avevamo fatto 1.000 euro con questo. Infatti non è quello, sto scherzando. No, a parte quello che il gol più bello, io non ho fatto poco, ho difensore, quindi figurate anche in facilità. Quelli che ho fatto magari a San Siro contro il Milan, oppure all'Olimpico contro la Roma, che sono stati talmente belli che rimangono impressi. Però forse più importante di tutti è quello a Pistoia in Serie B, come se poi siamo riusciti a salire in Serie A, è un po' da 80 punti, quindi solo per questo. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, abbiamo molto bello che è stato purtroppo quello di Torino, dove una città intera è in Serie A, quindi si era aggiunto una cosa veramente storica. La Regina dopo 85 anni, una cosa reale. Sono stato fortunato dal fatto di io, ma dove di curiosità, perché insomma, la Regina ha raggiunto un sogno incredibile. Allora, io vi facciamo un'altra domanda. Me l'ha suggerito un ragazzino. Dice, ci fai fare un augurio particolare, non il solito, quello di buone feste, di buon Natale. Questa domanda forse vi trovo un po' spiazzati. Un augurio particolare per i ragazzi che fanno attività sportiva, che fanno calcio. Da voi che avete cavalcato i campi della Serie A, quale può essere? Fare calcio è assolutamente divertente, perché il calcio è bello. Se avete la fortuna di fare calcio nei vari settori giovanili della zona, quindi vi dovete semplicemente divertire, coltivare i vostri sogni, poi ci vuole sempre anche un pizzico di fortuna, un pizzico di tante altre cose, però divertitevi, perché il calcio
calcio, insomma, in questi periodi non è che è un bel vedere, sia in federazione, sia nei settori giovanili, quello che vediamo magari in social, non è che sia un bel vedere, però speriamo che la gente meglio, quindi divertire i ragazzi che è un bel gioco. L'augurio è quello di riuscire a realizzare i vostri sogni, poi possono essere diversi in base all'aspirazione che ha ognuno di voi. È facile dire arrivare il più alto possibile, arrivare in nazionale, arrivare. Secondo me, come diceva giustamente Tonino, ragazzi non bisogna divertirsi, stare insieme, il calcio è fatto per aggregare, per magari portare io qualche ragazzo dalla strada, come è successo negli anni passati, ci sono molti giocatori che sono arrivati proprio dal basso. L'importante è non tralasciare lo studio, perché quando giovane anch'io, mia mamma mi diceva sempre che se andavo bene a scuola potevo giocare a pallone, se no potevo anche andare lì e tornare a fare lo studente. Quindi cercate sempre di coltivare i vostri sogni senza lasciare lo studio, perché anche se uno arriva poi ad altri livelli, lo studio è sempre importante. Quindi coltivate con i vostri sogni, perché per ragazzi avete bisogno di aspirazione, avete bisogno di sognare. Sì, adesso siamo all'inizio. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio la dirigente Corredo, il comandante Caminiti, la stampa, la televisione, ringrazio tutti voi ragazzini, ringrazio i vostri insegnanti, i vostri genitori, ma ringrazio soprattutto chi non è qua. Non vedete qua con noi il Presidente del Consiglio, l'assessore del bilancio, sono di là che stanno lavorando. Io me la sono svignata, perché ogni tanto bisogna anche rinunciare a qualcosa, loro l'hanno fatto. Quindi un grazie a loro che hanno rinunciato per la vostra. E adesso un grazie particolare mio, oltre a quelli che ho già fatto, va fatto a chi ha avuto l'idea di realizzare questo momento. E vedete, ogni volta che si fa qualcosa si può anche sbagliare, non dico che abbiamo sbagliato, però l'importante è fare qualcosa, l'importante è fare qualcosa per far divertire voi ragazzi, coinvolgervi. E ricordatevi, come ha detto Franceschini, come ha detto Martino, lo sport è divertimento, lo sport è integrazione, e tutto va fatto nel rispetto di chi è meno fortunato di noi, di chi è meno bravo di noi. Quindi sport, rispetto e educazione, questi sono valori che non dovete mai perdere di vista. Adesso fatevo un applauso al vicepresidente per l'idea e l'idea di promuovere questa iniziativa. Bene, buongiorno a tutti, sono emozionata perché siete arrivati nella sala del consiglio. Questa è casa vostra, bambini, quindi sentitevi a casa vostra. La nostra più grande aspirazione era portarvi qui, era riuscire a fare qualcosa insieme, e grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici, delle scuole, dei vostri insegnanti, delle vostre famiglie, ce l'abbiamo fatta. Quindi ora i protagonisti di questa mattinata sarete voi. Daremo spazio ai vostri lavori, alla vostra collaborazione che vi ha portato a partecipare a questo concorso. Quindi è doveroso invitare la commissione, che ha anche valutato i vostri lavori e che ci ha molto aiutato, ad accomodarsi al tavolo, e diamo inizio ai lavori. Invito Domenico Salvatore ad accomodarsi con noi. Antonio Caminiti, che ci fa molto onore.
fate un grosso applauso anche alla gente di polizia locale che ci ha concorso. Intanto è doveroso spendere due parole sul concorso, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Un mese fa, e quindi i tempi non sono stati lunghissimi, il Folle dell'assessore Crea lo Sport ha deciso di organizzare un concorso per far partecipare i ragazzi della terza classe della scuola secondaria di primo grado e le quinte classi della scuola primaria di merito del nostro comune. Il titolo del concorso è Sport e Integrazione. Perché abbiamo voluto fare questo concorso? Per due motivi. Intanto il bando, molto semplice, composto di pochi articoli, prevedeva la partecipazione al concorso come classe. Vi siete chiesti perché? Abbiamo voluto che non si partecipasse in maniera unitaria da soli, ma che partecipaste come classe. Perché? Noi riteniamo che il lavoro svolto all'interno della classe è un po' quello che si fa nelle squadre di calcio, nelle squadre sportive, perché ogni sport è bello, è quello di cooperare e di collaborare per raggiungere un obiettivo, per raggiungere la meta. Da soli non si va da nessuna parte, insieme invece si possono raggiungere dei risultati e oggi con la partecipazione al concorso voi l'avete dimostrato. Fatevi quindi un grosso applauso perché avete lavorato insieme. Martino e Ivano Franceschini, perché avrebbero potuto darvi o mandarvi un messaggio in più. Si può diventare campioni, restare con i piedi per terra, essere persone umili, mantenere valori nella vita e raggiungere comunque dei grandi obiettivi. Loro lo hanno fatto entrambi. Facciamogli un applauso. Di giornalista abbiamo Domenico Salvatore. Io vi invito veramente a fare un applauso grosso. Perché come molti altri nei mesi Gold, lui rappresenta la parte bella della nostra cittadina. Domenico Salvatore, con un lavoro certosino, è riuscito a scrivere uno dei testi sportivi più belli e più concreti che potessero rappresentare la nostra cittadina. Merito nel pallone. Questo è stato il titolo del nostro concorso e passeremo poi la parola anche a lui per un saluto e per dirvi qualcosa. Abbiamo voluto che in commissione ci fossero le due dirigenti scolastiche, quindi un ringraziamento mio personale per la loro collaborazione, nonostante il tanto lavoro da svolgere ogni giorno insieme a voi, alla dottoressa Borrello. Alla dottoressa Sinitropi, che oggi è egregiamente sostituita e rappresentata dalla delegata insegnante Bonaccorso. Abbiamo voluto che in commissione ci fosse uno psicologo, la dottoressa Alessia Cloborelli. Applauso per la sera. Oltre ad essere una carissima amica, una validissima professionista nel campo del lavoro, è stata davvero ed è una persona che si spende molto per il territorio, facendo parte di tantissime realtà associative che davvero per merito sono una ricchezza. La sua professionalità, il suo attivismo, il suo essere la persona splendida che è, l'ha voluta oggi in questa commissione. E ovviamente tutto quello che riguarda i ragazzi non può mancare certamente il delegato UNICEF Isabella Palamara. Qualsiasi cosa viene organizzata a favore e a vantaggio dei ragazzi, non solo al merito, ma all'interno di tutta la rete carica. Quindi un ringraziamento a te da parte mia in particolare. Ringrazio la stampa presente che, nonostante le difficoltà alle volte di comunicazione, anche all'ultimo secondo riesce sempre ad attivarsi per dare rilievo
soprattutto a voi bambini che, ripeto, siete i protagonisti di questa nostra giornata. Credo questo da parte mia, passare la parola ai dirigenti e a Domenico Salvatore per un breve saluto e un messaggio che vogliono lanciarvi, per poi entrare nel vivo anche delle premiazioni e dei vostri lavori. Buongiorno, ringrazio l'amministrazione comunale per questa occasione offerta alla scuola, per questa occasione di partecipazione attiva da parte degli studenti. Ogni momento diventa proficuo per i ragazzi, ogni momento in cui vengono tirati dentro una competizione sana e soprattutto in uno sfondo, diciamo, integratore che è quello dello sport, che i ragazzi amano e sono ben consapevoli che lo sport riesce sicuramente ad aumentare, ad incrementare sempre di più quello sviluppo psicofisico che gli aiuta non soltanto a divertirsi, a stare insieme, a imparare regole, a condividere valori, ma anche a facilitare il loro apprendimento e il loro sviluppo cognitivo. Questo è un presupposto irrinunciabile dal punto di vista pedagogico e ne siamo ben consapevoli, ecco perché abbiamo partecipato con slancio, anche dando un valore particolare allo sport come integrazione, o meglio come inclusione, intesa proprio anche inclusione anche per tutti i ragazzi con bisogni educativi speciali. Quindi abbiamo cercato di dare questo tipo di taglio anche ai nostri lavori. Ringrazio ancora per questa occasione. Buongiorno a tutti, porto saluti della dottoressa dirigente Concetta Silicopi, che non è presente in questa giornata, in quanto si trova fuori in provincia per un impegno istituzionale. Vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato di partecipare a questo concorso. Grazie. Anche Domenico Salvatore, che oggi è il nostro ospite d'onore, anche perché il titolo del concorso è dedicato tutto a lui e al suo lavoro, merito nel pallone. Grazie, buongiorno. Vorrei dare atto innanzitutto all'amministrazione comunale che ha voluto mettere in campo questa grande sensibilità e do atto pubblicamente. Vorrei anche dare qualche cenno su questo libro. Ho scritto diversi libri, ma due già sono stati pubblicati. Per il recupero della memoria storica ho convinto come sono che solo la memoria possa sopravvivere alla distruzione materiale. Entra in azione la funzione eternatrice della letteratura sportiva e della poesia. Ma attenzione, che non sono io il protagonista, al massimo il mezzo e lo strumento. Protagonisti sono stati, sono e saranno loro, i calciatori. In questi casi, con le loro funambolerie, hanno scritto pagine indelebili di storia calcistica e di letteratura sportiva, dapprima sui campi in terra battuta e pali rettangolari, poi in erba naturale e infine in erba sintetica o tappetino verde artificiale. Merito nel pallone. Si occupa principalmente di calcio, lo sport più diffuso al mondo e popolare, sia per il numero di persone che lo giocano e sia per uno sport di squadra giocato con un pallone su un campo di gioco rettangolare con due porte da due squadre composte da 11 giocatori, 10 dei quali possono toccare il pallone solo con i piedi, il corpo e la testa, mentre un solo giocatore, il portiere, può toccare il pallone anche con le mani e le braccia. Come tutti sanno, è governato da 17 regole. Ogni 4 anni si svolgono i campionati mondiali intervallati dai campionati europei e le varie coppe, Champions League, Europa League, eccetera. E poi ci sono i campionati Serie A, B, C, D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, i livelli giovanili, il Cile, Sorgente, Giovanissimo, Allievi, Under 19,
eccetera. La federazione più diffusa è la FIFA, in Italia la FIGC, ma ve ne sono di altre come la USP e la CSI. Galeotta fu la figurina e la Panini di Pierluigi di Zappalla, il portiere dell'Atalanta, che a causa di un infortunio del giocatore non ha eseguito lo scatto. Un pallone di cuore di 450 grammi, non la faccio lunga ma devo contarvi qualche. Un pallone di cuoio di 450 grammi con una circonferenza di 70 cm e una pressione di 0,6 da 0,6 a 1,1 atmosfere, fa impazzire il mondo intero. In Italia se ne occupano tra i più diffusi, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Anche lo faccio ogni giorno anche sui giornali quotidiani cartacei ed online. Un capitolo a sé occupa la Panini di Modena con le sue famose figurine, una miniera d'oro. Secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, gli americani sarebbero pronti a spendere la modica cifra di $1 miliardo tondo tondo per l'acquisto del marchio della Panini. La Panini nasce nel 1961, sto per finire, in copertina c'è il Cimitoni in maglia rossonera, poi scoppio la figurino Maria. Affiliato in tutta l'Europa, Stati Uniti e America Latina, distribuisce in 120 nazioni, dunque pagine di poesia e letteratura sportiva, capace di immortalare per sempre, di tramandare alle generazioni future, come ho voluto fare io nel mio piccolo, attraverso Mendo Online, nel pallone, sono andato già nel pallone pure io. Come si evince e ci azzecca l'immortale poeta Ugo Foscolo, per estensione, il valore del libro perché dà la possibilità alla persona morta di non cadere nell'oblio e nella dimenticanza, ma di vivere oltre la morte. In questi casi gli eroi che esaltano l'ideale e i valori morali come il rispetto delle regole, l'onestà, il perdono, la libertà, la democrazia, l'amore per il prossimo, la giustizia, il bene comune, la civile convivenza, l'ordine sociale, la legalità, l'amor di padre, mente sana e corpore sano, eccetera. Sono loro i giocatori, ma anche gli allenatori, il presidente, la tifoseria, l'ambiente, il corso Garibaldi, il lungomare, la parte dello sport, la strada stessa, luoghi dove si possa discutere animosamente su un rigore annullato, un gol non convalidato, un arbitraggio insufficiente e le parate dell'uomo Rai. Il libro Merito del pallone, a parte gli errori e le imprecisazioni, non è e non potrebbe essere esauriente ed esaustivo, data la vastità degli argomenti in oggetto. Vuole essere un contributo alla storia, allo sport, alla cultura, lato senso, un omaggio alla città di Merito Portosalvo, mia seconda patria dopo Montempello, frazione Corsato, dove vivo e ho insegnato per un quarto di secolo. L'input è arrivato dagli Unions e dagli Skinner Meltesi con una marcatura all'uomo asfissiante, 3 anni di ricerche appannose spesso ostacolate da differenze e sospetto, se non da omertà e xenofobia. A fronte di altri che invece hanno collaborato e mi hanno sostenuto e incoraggiato, a loro va il ringraziamento più affettuoso e la gratitudine. Il libro ha già varcato i confini della Calabria al seguito dei campioni che vivono in Italia e all'estero, basato sulla libera opera. Grazie. Vorrei che vi facesse un saluto e una raccomandazione, una persona che vediamo sempre accanto a noi, al di là della divisa che indossa, sempre a disposizione dell'amministrazione e del territorio, per cui si spende molto con professionalità, amore e passione. Antonio Gabrielli. Buongiorno, rapidamente, innanzitutto grazie all'amministrazione per l'invito, io rappresento l'Arma dei Carabinieri qui a Merito Portosalvo, e la mia vicinanza a voi tutti, l'avete visto poco fa prima che entraste qui, e voglio sempre rinnovare l'invito a visitare la nostra caserma. I carabinieri sono con voi, non contro di voi, quindi questo ricordatelo sempre, lo dissi l'anno scorso, lo ribadisco quest'anno.
abbiate fiducia in noi, non danneggiamo nessuno. Quindi con questo, ripeto, per non distaccarmi dall'iniziativa di oggi, per dello sport, io sono uno sportivo e quindi apprezzo che sono qui ben volentieri. Insieme a voi amate lo sport, qualunque esso sia, calcio, tennis, quello che volete. Fate sport, è importante a livello fisico, psichico, e ovviamente senza trascurare la scuola che è quella che vi darà il vostro futuro. Quindi tanti, colgo l'occasione per farvi tanti auguri e ribadisco di nuovo l'invito fermo a visitare la nostra compagnia. Grazie. Un saluto e farvi augurare buone feste anche dal agente Lucanà per il corpo di polizia locale, poi passeremo la parola alla nostra delegata della commissione. Buongiorno a tutti, un saluto particolare a tutti i presenti, ai bambini, agenti, a tutti, all'amministrazione comunale. Quello che voglio dirvi è fare un augurio di tutto quello che c'è, delle feste, tutto, e poi allo stesso tempo una raccomandazione che voglio farvi è stare bene nel sociale, nello sport, l'integrazione, tutto, e basta, spero che sono emozionato, per una volta, grazie. È giusto, io continuo con il nome, ma si emozioni, lo sappiamo. Bene, io direi che è ora di entrare nel vivo del concorso. Sapete che ogni commissione che si rispetti ha sempre un delegato. La nostra delegata è la dottoressa Logorelli, in sede di valutazione l'abbiamo scelta. Quindi cominciamo a capire. Bene, in questo momento, dopo aver lavorato e solo un po', scopriremo i risultati di questo concorso. Sarebbe anche carino che in rappresentanza della classe, che vincerà il terzo posto, il secondo e il primo, uno di voi si avvicinasse anche dopo aver ricevuto, diciamo, aver appreso la notizia della classifica, a dire qualcosa in rappresentanza della classe che ha svolto il lavoro. Intanto passo la parola alla dottoressa Lorelli. Buongiorno. Grazie Patrizia per l'invito che mi hai fatto e essere qui con noi seguirti. Direi di cominciare con la scuola primaria, quindi intanto che le varie classi si preparano e che guadagnano, quindi mi conviene girare anche molto questo punto e poi fermiamo. Classe per volta. E prima di passare alla premiazione voglio fare un regalo al sindaco, ricordando, di sicuro ricorderà Peppe, qualcosa che è legato alla regina. Perché la regina due volte è salita in Serie A. La prima volta grazie al gol di Martino, e io ricordo che nel 99 e nel 2000 l'ultima partita Lazio-Regina, dove la Regina rimase per fortuna in Serie A, io ero allo Stadio Olimpico e insieme ai meritesi fuori sede abbiamo scritto uno striscione grandissimo in cui che recitava questa frase: quelli che hanno vinto lo scudetto siamo noi, perché effettivamente è stato un grande orgoglio essere lì in quello stadio importantissimo e grandissimo, soprattutto essere lì come calabresi e regini. E grazie a Peppe Meduri e insieme alla Fondazione Marino siamo andati a vedere la Juve, a incontrare anzi la Juve all'Hotel Excelsior e insieme ai ragazzi della Fondazione Marina, e questo è stato un grande regalo. Grazie. Allora, benissimo, passiamo adesso alla premiazione e partiamo dal terzo classificato. Allora, terzo classificato, classe quinta C, Plesso Marina, istituto comprensivo medio. Grazie.
formazione, non farvi lavorare il voto. Abbiamo voluto che come classe aveste un premio, prego, avvicinatevi qua, aveste un premio spendibile per la classe. Lo deciderete voi, perché avete lavorato tutti insieme, come spendere questo premio, perché è un premio di denaro che il comune trasferirà alla scuola di cui fate parte. Acquistate o andate a visitare qualcosa che vi resti come ricordo e che vi aiuti nel lavoro che svolgete didatticamente dentro la classe. Quindi, vi diciamo perché avete vinto voi intanto. Allora, per l'originalità e il video si vede il complimento dei ragazzi, per l'originalità con cui il tema del concorso è stato trattato nella forma del componimento poetico, per la significativa abilità espressiva e comunicativa mostrata dal lavoro di gruppo. Bravissimo. E il vostro premio corrisponde per la classe quinta C ad euro 250.
leggiamo la motivazione. E sul video c'è anche il poster che i ragazzi hanno prodotto. Per la precisione del progetto, per la trasparenza con cui il tema del concorso è stato realizzato, per l'abilità e l'originalità con cui sono stati usati diversi materiali e colori. Bravissimo. Quindi, i secondi classificati al concorso vincono un assegno, una somma che la classe deciderà come spendere, pari ad euro 350. In rappresentanza della classe diamo la parola. Io sono molto fortunato. Buongiorno a tutti, frequento la quinta classe del posto di Pallica. Noi abbiamo la classe quinta di Pallica, abbiamo partecipato con entusiasmo al concorso perché la tematica sport e integrazione è stata sempre approfondita con i nostri insegnanti. Lo sport rappresenta per i giovani un'importante occasione di crescita formativa in quanto consente il confronto diretto tra bambini diversi sotto molti punti di vista. Lo sport è un momento di aggregazione e unione speciale che dà la possibilità di accogliere e valorizzare la diversità e le specificità di ognuno di noi, vivendole come risorse. Per questo abbiamo deciso di rappresentare graficamente l'unione e l'integrazione che nascono e si realizzano attraverso lo sport, il gioco, la condivisione di attività, le esperienze davvero importanti per la nostra crescita personale e sociale. Ringraziamo ovviamente anche il corpo docenti che ha aiutato i ragazzi e li ha fatti partecipare a questa bellissima mattinata. Tutti voi avete ripetuto una frase importante che era all'interno del testo del concorso: lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione, e noi ne siamo convinti e lo pratichiamo ogni giorno. Grazie a voi. Non vogliamo fare scherzi, Silvano, non ci corrompere. Andiamo avanti e arriviamo ai primi classificati. Primo classificato, classe quinta A, presso la linea di sicurezza. Prego, bambini, e qua. Per la perfetta aderenza del caso del concorso, per la capacità di personalizzare il tema, la cura realizzativa, l'attenzione al dettaglio, per la notevole incisività, originalità e capacità comunicativa del messaggio che collega alla produzione artistica. Voi avete vinto come classe, quindi deciderete voi come spendere questi soldi, un assegno pari alla somma di euro 500. Bravi!
Qualcuno in rappresentanza della classe vuole dirci qualcosa? Siete vincitori del concorso? Mi chiamo Salvatore Tuoli e frequento la quinta A del Presso Marino. Io amo il calcio da quando avevo 5 anni. Bene. Sì. No? Va bene. Allora vi accompagniamo con un applauso e andiamo avanti con te. Adesso per la categoria scuole medie, terzo classificato, classe terza H, presso Corrado Alvaro, istituto comprensivo di Amicis, Melito Paralati San Lorenzo. Bravissimi, complimenti.
abbiamo superato la testa, abbiamo creato questo esempio per indicare che lo sport cioè non ha distinzioni e che tutti i sport cioè sono molto belli e basta. Una ragazza per la condicio. Allora, ringrazio il preside, la professoressa Benedetto e così. Una classe molto attiva che partecipa a tutto, anche gli studenti, anche a suonare gli strumenti, siamo stati diversi e abbiamo partecipato a diversi concorsi anche fuori dalla Calabria, quindi un applauso a tutti. Grazie. Questa vettorina è molto significativa perché
importante. Quindi vale molto di più di qualsiasi altro premio? Perché? Perché l'UNICEF è una soluzione molto importante che aiuta i bambini che non hanno, che possono curarsi il cibo da solo e, non, e i loro genitori non guadagnano sufficienza. Aiutano i paesi del, nord, del sud come l'Africa a consegnare il cibo. Grazie per averci
vorrei ricordare che sia il sindaco che il vice sindaco hanno giocato al pallone in prima, seconda e terza categoria l'ingegnere Meduri, mentre nella Serie A del calcio femminile e anche la dottoressa Giovanni, la dottoressa Patrizia Leva. E poi invito vicino a noi anche la rappresentante dell'UNICEF, vieni. Vieni, Daniela, tu sei bella e la ringraziamo per la sua presenza costante accanto a tutti noi. Vieni ancora migliore di questo nostro paese per la grande giornata. Grazie. Io vorrei semplicemente dire una cosa, che è bello vedere, come diceva l'assessore, l'aula consigliare piena di ragazzi, perché spesso in quest'aula parliamo di loro, ma mai loro sono veramente protagonisti come oggi. Quindi un applauso a voi e a tutti i ragazzi. Abbiamo voluto che rimanesse un ricordo della giornata anche alle forze dell'ordine, abbiamo previsto degli attestati, se vi avvicinate lo terrete il ricordo di questa mattinata trascorsa con i bambini. E vi ringrazio ancora perché so che il vostro tempo è prezioso, ma è ben speso quando si sta a contatto con i ragazzi e voi lo dimostrate quotidianamente. Grazie. Grazie ancora a tutti voi per aver partecipato. Io vi sono sincera, alle volte non abbiamo molto tempo o ci arriviamo alla fine, però vorrei pregiarmi di dire che ho un'attenzione anche per il lavoro che quotidianamente svolgete voi come giornalisti e come stampa sempre presenti, anche a voi vi darò un ricordo di questa giornata, potremmo consegnarvi degli attestati. Se c'era anche per Toscano, mi pare di aver visto, se si vuole avvicinare. Vieni Saverio, grazie. E il nostro giornalista della Gazzetta del Sud, Giuseppe Toscano. Grazie. E Maria Marti lo faremo avere perché è andata via, quindi lo faremo avere anche a lei. Grazie a tutti ancora, buona giornata e alla prossima occasione. Auguri di buon Natale a tutti voi. Buongiorno Ivan Franceschini e Martino, due eroi di quella meravigliosa galoppata della Serie A, della Regina, eccetera. Sono passati un po' di anni, sono passati, i ricordi non sono piacevoli, sono stati anni meravigliosi, il mio ricordo è sempre bellissimo, mi sono legato a Reggio Calabria, anche perché ho sposato una ragazza di Reggio, i bambini che vivono a Reggio, quindi... Per me la Regina ormai fa parte della mia vita. È un abitué di Melito Portosalvo, visto che ha ricevuto altri premi e altre attenzioni qualche mese fa. Sì, no, ma Melito è in provincia di Reggio, quindi poi ci vengo anche al mare vicino a Melito, a Maria di San Lorenzo spesso, quindi è un bel paese, sono contento di essere stato invitato a questa bellissima manifestazione. Martino, quanti brividi, quante emozioni, quante suspense con la Regina. Vabbè, sì, devo dire di sì, ho conosciuto la voce, la mia pagina più bella da quando giocavo, quindi la Regina è stata un'emozione indimenticabile, quindi dal trionfo di Torino, poi negli anni che sono venuti, altri protagonisti che hanno avuto sempre la Regina il nome altissimo, quindi non posso che ricordare con piacere, perché la Regina, come si dice qua a Reggio, è un tocoro.